Bene, allora siamo qui per parlare proprio di questo libro, Le ali nel cassetto, intitolato, pubblicato dall'editore Marco Serra Tarantola, e l'autore, o meglio l'autrice, è proprio Rosa Maria. Rosa Maria la conosciamo tutti, no? Soprattutto per la sua attività di farmacista che esercita qui a Sant'Eufemia da parecchi anni, che frequentiamo tutti perché le necessità delle medicine sono necessità un po' per tutti. Una farmacia questa trasmessa a lei dalla famiglia, dal papà e dalla mamma. Oggi però, stasera meglio, vogliamo incontrarla sotto una nuova veste, quella di poetessa. Un animo curioso, sensibile, sognatore, creativo, la contraddistingue, grazie alla sua capacità di trasformare l'emozione in pensiero, in versi. Rosa Maria è così, io la vedo così, una lettrice innamorata di poeti e di scrittori, precisa nel suo impegno quotidiano, aperta e sorridente, come penso la conosciate tutti, dietro il banco della farmacia. E appena è libera, disponibile per un caffè e un breve scambio di idee, come possiamo leggere nella poesia La notte, che ora leggeremo, in cui accenna che i vari pensieri, che tra i vari pensieri per il domani, quando di notte non riesce a dormire ed è sveglia, si fa strada tra un sogno e un pensiero anche un possibile dialogo serio e sereno bevendo un caffè. E devo dire che io spesso partecipo a questi momenti piacevoli bevendo un caffè con Rosa Maria. E ora vi leggo questa poesia, La notte. Pagina? A pagina 89. Per le strade soltanto il fruscio di una pioggia costante. Nella casa il silenzio leggero che impregna la notte. Solo il gatto sorveglia geloso e accompagna le ore. Io vivo quel tempo segreto di sogni e pensieri, letture e poesia, con bilanci vicini e lontani e un pensiero al domani o ad un dialogo serio e sereno bevendo un caffè. Ecco. E penso che molti di voi l'avranno vista o intravista proprio lì, no, nel caffè, August soprattutto, no, bere il caffè, perché è proprio di fronte alla farmacia.